È arrivato il momento della presentazione ufficiale, sono circondato da curiosi, vi sto parlando dalla Germania perché qui è stata appena introdotta la Volkswagen ID7. La piattaforma è sempre la MEB, quella che conosciamo, ma ci sono alcune novità. La prima è quella del nuovo taglio batteria, ne arriva una più cicciosa, con maggior capacità, si parla di 86 kWh netti. La seconda è quella del nuovo motore, 286 cavalli, è un motore che va a migliorare rispetto a quello vecchio. L'involucro resta lui, quindi le dimensioni dettate dalla necessità di adattarlo a questa piattaforma sono sempre le stesse, ma c'è un nuovo statore con degli avvolgimenti ottimizzati, un nuovo rotore con magneti permanenti più potenti e poi c'è anche una gestione del raffreddamento, la camicia, l'incapsulamento esterno è in grado di gestire un flusso acqua-olio, così si adatta alle seconde, a seconda delle esigenze, a seconda di quanto in quel momento serve raffreddare o pure no. Vi parlavo della batteria, oltre a quella da 86 kWh c'è anche una classica, un ritorno, quella da 77 kWh netti. Le autonomie non sono state ancora omologate, ma si parla di 615 km con la batteria da 77 kWh oppure di fino a 700 km con la batteria da 86 kWh. La cosa interessante è che qui motore e batteria sicuramente fanno del loro, ma il terzo elemento, il terzo ingrediente fondamentale è quello dell'aerodinamica, perché è una berlina, è la Passat elettrica, diciamo così, e quindi CX, quindi il coefficiente aerodinamico è di 0,23, la superficie frontale poi non è quella da SUV, infatti qui abbiamo solo 2,45 metri quadri. Tutto questo dovrebbe, lo scopriremo poi nelle prove, tradursi in un'auto che dovrebbe essere in grado di affrontare tranquillamente l'autostrada e quindi anche percorrenze. Perché vi dico così? Perché anche la potenza di ricarica è cresciuta. Infatti il circuito di raffreddamento o riscaldamento della batteria, quindi la climatizzazione della batteria, è in grado di preriscaldare la batteria, quindi porla nelle condizioni di temperatura ideali, quando noi abbiamo selezionato nel navigatore un punto di ricarica rapida. Così quando andate in viaggio lei automaticamente, mettiamo il caso che sia l'inverno, porta la temperatura riscaldandola alla temperatura ideale, porta la batteria alla temperatura ideale, a quel punto la ricarica sulla versione da 77 kWh avviene fino a un massimo di 170 kW, mentre sulla batteria nuova da 86 kWh avviene a un massimo di 200 kW. Ovviamente parliamo di un'auto dalle dimensioni importanti, così come era ed è la Passat termica tradizionale. Abbiamo un passo di quasi 3 metri, abbiamo un'auto di quasi 5 metri. Vi faccio vedere qui quanto spazio abbiamo a disposizione per chi sta dietro tra l'altro è trattato bene perché anche lo schermo col climatizzatore, con i comandi, i sedili riscaldati, le prese USB-C e poi c'è un bel bagagliaio. L'auto è quindi lunga sia per i passeggeri sia per i bagagli, come vi posso far vedere in questo momento. Eccolo qui il bagagliaio di questa Volkswagen ID7, rispettando l'eredità della Passat, è un bagagliaio di dimensioni importanti, abbiamo tanta versatilità, abbiamo un primo vano, questo piccolo doppio fondo, che al momento sono attaccati i gancetti di questa rete, ma li tolgo per agevolarmi nelle operazioni, quindi questo è il primo, modulare, potete eventualmente metterci cavi, questo è il secondo ed è un ulteriore pozzetto a nostra disposizione. Da qui noi possiamo andare ad abbattere i sedili, non lo faccio perché magari c'è seduto qualcuno e rischierei di ucciderlo, resta comunque lo stile da berlina, in questo caso non si è scelto un taglio da station wagon, ma le dimensioni permettono comunque di viaggiare con tutta la famiglia. Chiaramente non vi sto a parlare dei LED, ve li faccio vedere, qui abbiamo la fascia posteriore, davanti abbiamo la ripresa di questo motivo, quindi una luce che cerca di abbracciare il più possibile la carrozzeria che poi è costellata di sensori, perché ve li faccio vedere sulla parte anteriore, questa è un'auto che punta alla guida autonoma di livello 2 evoluto, il che significa che in autostrada ci tiene al centro della corsia, ma riesce anche a cambiare corsia automaticamente suggerendo quando può farlo, quindi il conducente basta che va a attivare la freccia e in quel momento lei gestisce tutto il resto. Ovviamente siamo sempre sul livello 2, quindi l'attenzione del conducente e le mani devono essere sul volante, l'attenzione invece sulla strada. Prima di farvi vedere gli interni, vi faccio vedere anche il taglio delle luci, vediamo qui che sono state attivate le frecce, il taglio dei proiettori anteriori, la videocamera. Questa è un'auto che sempre tramite guida semiautonoma può parcheggiarsi automaticamente e in più ricorda fino a 50 metri di manovra, per esempio in passaggi angusti, così che voi possiate farle fare all'auto
se siete all'interno, oppure l'auto li fa, se siete all'esterno, fino a 25 metri. In questo caso, per sicurezza, lei fa un tragitto un pochino più corto, però vi permette di scendere dalla vettura e far sì che lei entri automaticamente nel vialetto, faccia quelle due o tre manovre per il cancelletto di casa e si vada a parcheggiare. Anche all'interno tante novità. Innanzitutto vi faccio vedere l'abitacolo, che come materiali è sicuramente molto interessante. Abbiamo parte morbida, parte con simile alcantara, abbiamo una buona illuminazione e poi qui c'è una cosa interessante. La strumentazione è sempre piccolina, ma non ci servirà tantissimo perché Volkswagen di serie metterà un head-up display, qui non lo potete vedere perché l'auto è spenta, di serie, quindi tutte le funzionalità integrate. Ha la realtà aumentata, proietta il navigatore sulla strada dove ci serve con tutte le freccettine e via dicendo. Anche qui ci sono alcune novità, lo schermo è da 15 pollici, abbiamo un'interfaccia che è stata ridisegnata per avere le funzioni tutte più accessibili rispetto a quella tradizionale, e poi questi sono finalmente retroilluminati. Ora qui non si nota tantissimo, ma vi assicuro che sono retroilluminati. Le possibilità di ricarica ve lo fate vedere qui, e la fluidità di questa nuova interfaccia è sicuramente molto interessante. Guardate quanto è fluida e soprattutto guardate io come riesco a muovermi da una schermata all'altra. Ora entro in navigazione, in due secondi parto con la navigazione, non so dove mi sta portando, 2400 km. Comunque vi assicuro che qui le cose sono davvero migliorate molto. Abbiamo poi questa parte centrale con un sistema a doppia apertura molto carina. Faccio vedere, questo è il punto dove i due elementi si vanno a congiungere e poi fate così e così, e qui avete davvero il mondo di spazio. Due prese USB, la ricarica wireless, e se non bastasse c'è anche un bel pozzetto, guardate fin dove arriva il mio braccio, con degli elementi modulari in cui mettere un po' tutto. E torno sul mio bel faccione, non per farvi vedere me, ma per farvi vedere questo schermo, che è questo tetto in vetro panoramico, che può oscurarsi, oppure quando, anzi di solito è oscurato, quando gli date corrente questo diventa trasparente e quindi non c'è più bisogno della classica tendina. Bene, vi ho fatto vedere in generale le caratteristiche, l'abitabilità, le novità di questa Volkswagen ID7. Ora scappo perché qui c'è un assalto, siamo veramente in metà di mille, ma prima di lasciarvi vi dico che quest'auto sarà prenotabile a partire dall'estate. La produzione inizierà intorno alla metà del 2023 e le consegne anche per l'Europa sono previste verso la fine del 2023. I prezzi ancora non li sappiamo, possiamo solo fare delle ipotesi, non c'è una conferma ufficiale, dovremo attendere il lancio della ID7 anche in Italia, però sappiamo più o meno, basandoci sulle cifre del mercato tedesco dove è stata presentata l'auto, che con questa tecnologia, con questa batteria, dovremmo arrivare intorno ai 55.000 euro come prezzo di partenza. Parlo ovviamente della batteria da 77 kWh, per quella da 86 probabilmente si andrà più verso i 60.000 euro. Per il momento è tutto, io vi saluto dalla Germania, ci vediamo spero presto con una prova su strada di questa ID7. Luigi Melita per HD Motori, ciao!